È con l'arte di strada, ovvero un progetto urbano ideato da Gianluca Marziani, che ha toccato il bastione delle Forche e la problematica via Pier Cironi, che si è conclusa la 3 giorni di Prato Contemporanea, che Comune e Museo Pecci hanno messo insieme facendo combinare questa manifestazione con la Notte dei Musei, che ci aveva tra l'altro regalato la presenza dell'artista Emilio Isgrò al Metastasio come attore nelle vesti di Curzio Malaparte, il maledetto toscano recitato in siciliano dallo stesso Isgrò. Anche la mostra Ritratti incancellabili, ovviamente di Isgrò, si è inaugurata nella medesima giornata. Se lo spettacolo pirotecnico al castello ha fatto vedere qualcosa di nuovo e forse anche d'arte a chiusura della cosiddetta notte dei musei, la sorpresa maggiore però è stata, e ha destato stupore con soddisfazione, aver visto un interminabile sciame di persone in fila di notte per la visita della rinnovata galleria di Palazzo Pretorio.